al centro sportivo Marca, abbiamo iniziato il primo turno dei quarti di finale. Com'è andata la partita? La partita è stata una bella partita veramente. Faccio i complimenti a tutte e due le squadre, sia al Book che alla Galacticos. È stata una partita tirata fino all'ultimo, tanto che siamo andati ai rigori, abbiamo perso i rigori. Io devo fare veramente i complimenti al portiere della squadra del Book e tutto quanto il collettivo per la prestazione. Diciamo che questo signore là li ha tenuti in vita fino alla fine. Potevamo chiuderla sicuramente alla fine del secondo tempo, ha fatto 3 interventi prodigiosi e poi... Quindi diciamo che tutto sommato la partita era andata bene, perché alla fine era finito con un pareggio. Ai rigori è stata la forza del portiere che è un pochino disarmato. Vabbè, poi i rigori si sa, sono una lotteria e il portiere l'ha intuito, quindi poi è stata tutta in discesa. Niente, così è finita, quindi faccio i complimenti a tutti quanti. Vabbè, speriamo che va bene la prossima allora. Non ce ne sono perché... Vabbè, la prossima ricominciamo a settembre, come non ce ne sono? Non te la senti di cominciare il torneo? Io sì, ma questa devo fare pure un applauso a Andrea Pirri. Doppio applauso a Andrea Pirri? Sì, che è stato veramente in gamba ad organizzare tutto questo insieme a tutti voi. E niente. Grazie. A voi e a tutti quanti. Ci rivediamo a settembre. Ciao. Ciao a tutti, siamo sempre qua al centro sportivo con il primo giro dei quarti di finale. Stefano, com'è andata la partita? È andata benissimo, abbiamo un po' sofferto, però poi abbiamo vinto i calci di rigore. E mi faccio i complimenti da solo, ovviamente. Ma penso di meritarlo. Scusate per l'interruzione. E poi quindi la partita avete pareggiato e poi ai rigori l'altra squadra fa i complimenti al portiere perché uno sono riuscito a pararlo e l'altro se lo sono fumati loro, quindi è stata una bellissima partita sicuramente. Quindi siete in finale? Sì, ci siamo, no, in semifinale. Magari in semifinale, però sono convinto che ci arriveremo perché siamo tutti molto in gamba e ce lo meritiamo per come sta. Vi faccio l'in bocca al lupo.